Diario di un populista. Vorrei fare una rapida presentazione di questo mio primo ed in verità unico libro, scritto forse un po' tardi, alla non più giovanissima età di 70 anni. Il libro è nella forma di un diario, scritto all'incirca nell'anno appena trascorso, guardando però non solo agli avvenimenti degli ultimi mesi, ma tornando spesso all'indietro nel tempo con l'indagine per ripercorrere la realtà economico-politica degli ultimi anni. Prendo spunto per il discorso scritto da accadimenti, questioni, dibattiti che sono originati nell'attualità degli ultimi mesi. Ma inevitabilmente la riflessione si è poi allargata all'intera vicenda dell'Italia nell'euro, con qualche cenno autobiografico che ha la pretesa di rendere più gradevoli e leggeri argomenti che per loro natura non lo sono. Anche il ricorso a similitudini storiche o a citazioni di personaggi famosi ha la funzione, in misura parsimoniosa, in verità, di alleggerire la lettura per renderla auspicabilmente piacevole o perlomeno non convenzionale per un testo di politica ed economia. La vicenda dell'Italia nell'euro è, a mio avviso, la vicenda della lenta ma inesorabile perdita di libertà e indipendenza del nostro paese, a cui si è accompagnato un declino inarrestabile, non solo economico, ma anche politico e sociale, in contemporanea con la penetrazione pervasiva nella società della visione liberista del mondo, che porta allo sgretolamento di qualsiasi forma di identità, sia nazionale che addirittura personale. È la nostra una società in rapidissima evoluzione verso forme standardizzate di comportamenti, concepiti con la sola ricerca dell'utilità, svincolati da qualsiasi condizionamento etico, comportamenti omologati in ragione dell'unico ed assoluto verbo del profitto. Regna una sorta di religione globale nel mondo della contabilità di bilancio, unico parametro che assurge a livello di divinità in sé e per sé stante, al di sopra, al di fuori del bene e del male, indipendente da qualsiasi accadimento storico dei popoli e dei singoli, al di là di crisi profonde, povertà, sofferenze, tragedie, come terremoti, inondazioni, eventi climatici estremi. C'è una contabilità per tutto, che tutto ricomprende e riassorbe nei sacri vincoli di bilancio, sempre a vantaggio delle classi dominanti europee contro i popoli e le classi dominate d'Europa.